questa postazione noi diamo dimostrazione di un progetto che è partito come prototipo diversi anni fa al centro ricerche. È stato un percorso di crescita continua in cui il software è nato come prototipo e poi si è evoluto, attualmente è ingegnerizzato ed è stabile. Non è attualmente disponibile all'esterno della RAI, ma è utilizzato internamente, si spera di poterlo rendere disponibile anche ai giornalisti RAI per il nuovo lavoro. Questo strumento, questo Interactive New World, che è una vista particolare sui dati aggregati, noi riusciamo con questo strumento in modo completamente automatico a raccogliere informazioni provenienti da canali differenti, nella fattispecie il web, quindi le maggiori testate giornalistiche sul web e la sorgente televisiva. Come funziona? Lavora molto sul testo, quindi il web è naturalmente una fonte di materiale testuale, oltre che multimediale. La televisione è tipicamente multimediale, ma noi riusciamo con un processo a trascrivere l'audio, ottenere un testo. Avendo il testo proveniente dai notiziari televisivi, il testo del web, è possibile utilizzare algoritmi che vanno a ricercare, per esempio, i nomi propri di questo testo, a incrociare le informazioni, quindi ad aggregarle. Come vediamo qui, abbiamo a livello di navigazione la possibilità di focalizzarci, per esempio, sui personaggi che vengono evidenziati in questa tag cloud con una dimensione di carattere crescente a seconda del numero di occorrenze con me stesso. Quindi abbiamo le persone, le organizzazioni, le location. È possibile quindi filtrare le informazioni su questa base. Sul lato destro dello schermo abbiamo le varie sorgenti informative, quindi la televisione, qui abbiamo una versione in bassa qualità, qui abbiamo anche le altre sorgenti, quindi le sorgenti web, sulla rete corrente. Vediamo che in questo articolo si parla ovviamente del personaggio precedente. Altre fonti, questo è uno strumento anche configurabile, quindi è possibile agganciarne ulteriori. Un interessante, per esempio, sono le notizie che arrivano dall'Eurovisione. Anche qui abbiamo insieme di immagini statiche, il testo in inglese in questo caso. Quindi uno strumento che in automatico permette di dare una sorta di rassegna stampa aggiornata. In tempo reale? Sì. Quindi ogni giornalista che ad esempio è il front-end di una edizione telegiornale può utilizzare questo come strumento per cogliere il momento topico di un percorso, di una notizia. Sì, tra l'altro può anche sondare, vedere quanto un argomento sia stato trattato sui vari canali, quello televisivo piuttosto che quello di internet, e anche poi abbiamo un strumento più specialistico, questi grafici. Possiamo avere questi grafici analitici che ci dicono a livello sulla base tempi quanto l'argomento sia stato trattato, suddiviso per componente televisiva e web. Abbiamo anche una suddivisione per categoria, quindi questa notizia questo topic principalmente di politica, ma anche in parte di economia e finanza, e poi abbiamo una suddivisione sui vari provider, quindi vediamo come RAI in che percentuale ha trattato questa notizia rispetto alle altre sorgenti di informazioni. Questo comprende tutto, mentre quest'altro grafico sono le sorgenti televisive. Le fonti sono quelle ufficiali, non i social media? Le fonti in realtà è configurato, potrebbero essere agganciati anche i social media, cosa che finora non abbiamo fatto, non solo agganciato le testate giornalistiche. Grazie.